Salve a tutti amici di Xbox For You, io sono Kenz e come avete visto dal titolo oggi andremo a vedere alcune news che sono trapelate, sono uscite per riguardo Forza Horizon, il quinto capitolo della serie Forza Motorsport. Come tutti sappiamo, come si è detto, come caratteristica principale del gioco non ci saranno più corse su circuiti chiusi, ma sarà un mondo open world, quindi liberamente esplorabile. La fisica del gioco sarà la stessa di Forza Motorsport 4, come anche lo stile di guida. Quindi potremmo selezionare il livello di difficoltà degli avversari, selezionare o meno gli aiuti, selezionare o meno i danni e i guasti. Come detto, la guida sarà più o meno la stessa, però sarà leggermente più votata all'off-road. Infatti ci saranno 65 diversi tipi di terreno, che vanno dal fango alla ghiaia, dall'erba all'asfalto. L'ambientazione che ci troveremo davanti sarà il Colorado e oltre a fare le varie gare, ovviamente come è normale, perché dato che è un gioco di guida, potremo esplorare liberamente il mondo e durante l'esplorazione potremo trovarci di fronte a distributori di benzina, negozi per verniciare l'auto o per modificarla e concessionari per acquistare le nostre auto. Il passaggio da circuiti chiusi a open world non ha impedito agli sviluppatori di creare un titolo comunque a livello di grafica alla pari di Forza Motorsport 4. Oltre alle gare singole che non mancheranno, ci saranno altre tipologie di gara come il drift, la gara contro il tempo, lo sprint e le corse monomarca, ossia le corse di una sola marca, per esempio solo Ferrari, solo Lamborghini, solo Fiat e così via. Cosa molto importante e interessante di questo gioco sarà il ciclo giorno e notte. Quindi avremo sia il giorno che la notte, ma anche il tempo, quindi il meteo in tempo reale, che avrà un ruolo molto fondamentale perché la pioggia potrà trasformare la sabbia e la terra in fango e questo renderà le cose molto molto più interessanti. Il gioco uscirà ovviamente in esclusiva per Xbox 360 il 23 ottobre di quest'anno. Il gioco è molto atteso e bisogna solo attendere e vedere se tutto quello che è stato detto sarà presente nel gioco. Quindi cari ragazzi, io vi saluto, mi raccomando iscrivetevi al canale xboxforyou.tv. Questo brevissimo video termina qui e io vi do appuntamento al prossimo.